Mi chiamo Francesco Bartolucci, lavoro da oltre 40 anni, ho iniziato da bambino a fare il falegname sotto la guida di mio padre. Produco oggettistica in legno. In famiglia siamo sempre stati falegnami. La ditta è iniziata negli anni 30 con la produzione di fisarmoniche, poi si è passati alla produzione di mobili in stile. Sono nate varie ditte dai quattro fratelli che hanno iniziato la ditta originale. Il primo oggetto che abbiamo costruito è stato un pinocchietto classico italiano. Ne ho fatto una piccola serie che poi ho provato a vendere in modo rocambolesco in giro per le piazze e da lì è iniziata l'idea di produrre all'inizio soltanto pinocchi. Noi per la lavorazione usiamo delle macchine non proprio modernissime, anche perché cerchiamo di dare un po' l'idea del giocattolo di una volta, dell'oggetto di una volta. Riutilizziamo vecchie macchine mettendole a norma, però cerchiamo di usare attrezzi di una volta. La gran parte della lavorazione viene fatta a mano. Cerchiamo sempre di curare il piccolo particolare dell'oggetto. Esportiamo questi oggetti in tutto il mondo e vedere andare, che ne so, in una nazione a 10.000 chilometri dalla mia, vedere un mio oggetto è come vedere un figlio che è emigrato, un figlio che dalla mia azienda è andato in giro per il mondo. Sono Maria Grazia Stocchi e sono la moglie di Francesco Bartolucci. Lavoro in azienda effettivamente dagli ultimi 5 anni, però sono sempre rimasta accanto a mio marito dall'inizio della nascita dell'azienda. La passione che ho per questo lavoro è nata proprio dall'inizio, da quando ho conosciuto mio marito, da quando le prime volte andavamo a fare le fiere dell'artigianato o ad esporre i nostri prodotti in mezzo alle persone, perché quello che le persone ci dicevano, i complimenti, l'apprezzamento che facevano sui nostri oggetti, ci ha dato sempre la possibilità di andare avanti e di crescere. Quindi ancora oggi riusciamo a capire quello che la gente prova di noi da delle frasi che le persone scrivono su dei libri per gli ospiti che lasciamo nei negozi. E noi teniamo con cura questi libri, li teniamo in azienda, li riguardiamo, io me li rileggo a mio marito, li leggiamo ai nostri figli, perché quello è veramente quello che è importante per noi e lo comunichiamo anche ai nostri dipendenti. I nostri dipendenti sono una cosa molto importante perché sono quelli che ci permettono di realizzare i nostri progetti e questa importanza gliela comunichiamo incontrandoci ogni 3 o 4 mesi per dire le novità, i nostri progetti futuri, i problemi che abbiamo avuto. C'è uno scambio continuo, oltre che naturalmente festeggiare con loro magari le vacanze estive oppure prima di Natale, le vacanze di Natale oppure la festa di San Giuseppe, che è il patrono dei falegnami. Per quanto riguarda i rapporti con il territorio, sono dei rapporti che sono cresciuti negli anni. Abbiamo avuto sempre la Confartigianato che ci ha sempre sostenuto. Altre istituzioni, sì, abbiamo dei rapporti di collaborazione con la provincia, con gli altri enti e siamo sempre molto disponibili se ci vengono a proporre delle cose. Anche le scuole, magari la scuola che ha bisogno di venire in azienda a visitare oppure che ha bisogno di oggetti per arredare, siamo molto contenti di questo. Le difficoltà che abbiamo incontrato sono state diverse, alcune legate proprio all'organizzazione dell'azienda, perché ci siamo trovati ad essere cresciuti tanto e ad non essere così organizzati per rispondere magari alle esigenze del mercato. E poi la difficoltà della crisi, che comunque ci ha toccato, non in maniera forte, ma ci ha toccato. Molte cose non le abbiamo potute realizzare per mancanza di fondi, oppure quando volevamo aprire dei negozi in delle zone particolari, non abbiamo potuto farlo per gli alti costi. E il negozio di solito lo scegliamo in parti antiche della città o in borghi medievali o nella parte storica di solito della città. Deve rappresentare un po' la nostra filosofia il negozio. E allora deve essere una vetrina che dice chi siamo,
cosa vogliamo proporre al cliente. Il nostro non è soltanto un negozio, ma è un piccolo laboratorio nostro, e noi dobbiamo ricordare che produciamo queste cose dagli anni 30. Allora ricreiamo un ambiente particolare con attrezzi antichi, musiche d'epoca, anche l'odore curiamo in modo particolare del nostro negozio. Il bello di lavorare con le mani è una cosa molto importante, anche perché oramai il lavoro manuale è considerato una cosa di serie B. In realtà il lavoro manuale è una cosa molto arricchente. Può essere una prospettiva anche di crescita per un ragazzo che magari non è portato per lavori intellettuali, una prospettiva per anche chi non è il primo della classe, insomma. Per quello che riguarda il futuro, noi abbiamo progetti ambiziosi. Volevamo lanciarci un pochino all'estero. Abbiamo iniziato con nuovi punti vendita, non gestiti direttamente, però la mia idea sarebbe di fare qualcosa di bello anche all'estero, non tanto per far vedere quello che sappiamo fare noi italiani, ma anche per ricreare le emozioni che ho dato in certi punti di vendita, per vedere se gli stranieri possono avere la stessa reazione che hanno in Italia i nostri punti vendita. Stiamo riorganizzando tutta l'azienda, come ho detto prima, da un punto di vista informatico, con un allargamento della vendita a rivenditori, soprattutto all'estero. Poi il progetto di scrivere dei libri, di scrivere dei libri per bambini con i nostri collegati, con i nostri prodotti. La passione per la lavorazione del legno mi è nata da bambino, è stato un po' un gioco. Mio babbo me l'ha sempre fatto conoscere come un gioco il lavoro del legno. Io mi sono costruito da bambino tutti i giocattoli con cui giocavo, erano costruiti da me. Facevo giocattoli anche per i miei amici, li facevamo assieme. I giorni di pioggia erano i giorni del gioco del legno. E quando fuori c'era tempo cattivo, mio padre mi dava una parte del laboratorio in cui lavoravo dei piccoli oggetti in legno. Per me è sempre stato un gioco. Io continuo a giocare anche adesso che ho quasi 60 anni e continuo a divertirmi e a costruire giocattoli. Insomma. In sostanza è quello, alla fine di tutto è quello. Chiamiamola industria, chiamiamola fabbrica, in realtà è un giocare con i pezzi di legno.